vi spieghiamo un po' il nostro progetto. L'idea di questa scuola campanaria è nata da me e da Dario, perché da piccoli ci siamo conosciuti a casa del Giulio. Non vi racconto tutta la trafila, altrimenti ci sarebbe anche da ridere, perché si partiva in bici, lui veniva dal monte, veniva a Stabello, a Stabello si arrivava in bici scoppiati a Grimolto e poi si andava a imparare da Giulio e ci si stava sino a sera, si mangiava con Giulio e tanto altro. Quindi, diventato assessore, come si è visto nel video, ho scelto di fare subito, come primissima cosa, una scuola per campanari a Zogno, perché secondo me è una bellissima passione. Mia mamma mi ha sempre guardato come un folle, sempre fuggivo su e giù per questi campanili. Se lo posso dire, Don Umberto, ho tirato matto anche il povero Don Umberto, che ogni 3x2 gli chiedevo le chiavi della chiesa per andare sul campanile. Lui mi ricordava che non si poteva suonare perché non era festa, però poi tutto sommato le chiavi me le dava, quindi io andavo e ci stavo col mio zainetto con il pranzo al sacco. È una passione folle quella delle campane, come è stato dimostrato anche qui stasera da tutti questi ragazzi, da Luca e da Dario. Quindi il progetto del comune qual è? Quello di realizzare, è stato quello di realizzare una scuola per campanari, per aspiranti campanari. Questa scuola ha preso il via, abbiamo contribuito acquistando alcune campanile di metallo, donando degli spazi alla scuola campanaria di Zogno, ed è in continua evoluzione. Tra le ultimissime cose, la famiglia Donadoni ha ceduto alcuni strumenti alla Federazione Campanari Bergamaschi e al Comune di Zogno. Quindi in questa occasione vogliamo veramente ringraziare la famiglia Donadoni per il gesto di cuore nel donare questi strumenti. Io penso che la più bella operazione che si può dire questa sera è stata questa. Il nostro Giulio è stato un maestro, sia nell'arte della musica, ma sia soprattutto nell'arte della vita. Mi ha dimostrato come la sua vita è stata tutta quanto una musica meravigliosa, che sempre è stata in tanta umiltà, ma in tanta disponibilità, una disponibilità che si rende poi attuale e completo, e che questa sera è stata poi evidenziata anche nei filmati che abbiamo sentito, che abbiamo visto, e dal movimento che è saputo creare, appunto, per lo meno ha avuto a lui inizio quel movimento di giovani, anche sostenuto dalla vigoria, dalla inventiva di persone che lo hanno seguito. Non mi rimane altro che esprimere sia Massimo come le persone che ha coinvolto, il mio razzo di cuore. È bello che questa chiesa, che ha visto tante volte presente il nostro Giulio, sia personale, sia nella sua presenza anche, come dire, concreta. Li abbiamo conosciuti e hanno fatto questo bellissimo gesto di donarci gli strumenti. Tra l'altro, ecco, aggiungo a quello che ha detto Massimo, si stanno sistemando degli spazi nella Villa Velotti, perché poi noi creeremo un centro, e sarà il centro studi per la tradizione delle campane, sarà il primo centro studi della regione, che ci sarà in regione Lombardia, e lo intitoleremo a Giulio Donadoni, quindi si chiamerà Centro Studi Giulio Donadoni, proprio insomma.